Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di politica, attualità e economia dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come sempre, anche nella puntata di oggi, due consiglieri regionali ospiti nello studio per la maggioranza, il capogruppo Lega Stefano Pastorelli. Un saluto a tutti. Per l'opposizione, consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Bettarelli, anche vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Parto come sempre con politica e attualità. Questo è un anno per la politica cruciale perché c'è anche l'intervento degli elettori che sono chiamati più volte a scegliere varie amministrazioni. Si è già votato in Sardegna nell'ultimo weekend, si è votato in Abruzzo, tra poco si voterà per le elezioni europee ma anche. Molte città dell'Umbria e di altre regioni sceglieranno il sindaco e si chiude l'anno con il rinnovo del consiglio regionale, quindi una lunghissima tornata elettorale. Allora, eh, Pastorelli, in Sardegna vince il centro-sinistra, però poi in Abruzzo vince il centro-destra. La, la sua analisi politica? L'analisi è molto semplice, è evidentemente quando. Poi si, si toccano dei presidenti uscenti che hanno ben governato, come dei sindaci uscenti che hanno ben governato, e si mette in crisi un sistema, una stabilità, eh, e lo abbiamo visto qui in Sardegna, che comunque era eh, regolamentata da un sistema elettorale, da una legge elettorale che prevede, che prevede in Sardegna il voto disgiunto, quindi uno magari può votare un consigliere di, di, una, certa, eh, di una certa parte e esattamente il, il candidato presidente della parte opposta. E così non è stato in Abruzzo, dove è stato confermato a Marsilio come candidato presidente eh, che ha ben governato il sistema elettorale, non prevede il voto di giunto e c'è stata una larga vittoria del centrodestra Ecco, qui eh, diciamo, si può riassumere in queste brevi considerazioni. La Lega viene data in calo, eh, però non è poi detto perché qui ogni due mesi c'è un nuovo appello. Quindi. Eh, come, come, come si mette il suo partito in previsione degli appuntamenti futuri? Ma la Lega sta tenendo la percentuale oramai attestata dal, dalle ultime politiche eh, e come si fa? Si fa per risalire la china, si fa con molta umiltà, con tanto lavoro, tanto ascolto dei cittadini e senza mai prendere in giro nessuno. Eh, bisogna stare in mezzo alla gente, bisogna ascoltare, bisogna... Come dico io, molte volte eh, cercare di risolvere ovviamente i problemi, ma eh, spesso è significativo tanto l'ascolto dei cittadini, perché in molti casi si sentono anche abbandonati e non ascoltati da nessuno. Bettarelli, il campo eh, largo delle forze di sinistra? Mh, vabbè, in Abruzzo non, ha, non, ha, non è prevalso, però in Sardegna sì, cioè questa è una strada che. L'opposizione di centro-sinistra seguirà, continuerà a seguire? Sì, credo che questa sia la strada ormai che su tutti i livelli si stia percorrendo. Poi i risultati sono arrivati in Sardegna, grazie anche comunque a una candidatura di spessore e grazie onestamente, questo voglio riconoscerlo, anche agli errori che la destra ha fatto. E diversamente laddove c'è un governatore, un sindaco, un amministratore uscente di una, insomma, di una determinata coalizione, è sempre più difficile approcciarsi alle elezioni, però credo che insomma, questa sia veramente l'unica strada percorribile, non tanto quella di fare le accozzaglie contro qualcuno, ma costruire progetti politici seri, credibili, attorno a figure riconoscibili che non per forza debbano essere della, come dire, della società civile piuttosto che di un partito piuttosto che di un altro. Eh, la buona politica, secondo me, deve avere la, la, la priorità, quindi, se c'è un buon rappresentante, come non, insomma, non faccio fatica a dirlo, come era la Todd, ad esempio, che non è sicuramente una rappresentante del Partito Democratico e dei 5 Stelle, e, è stata riconosciuta come tale e la coalizione si è stretta attorno ad un, come dire, ad un candidato presidente. E questo credo che ci debba guidare anche in tutti gli appuntamenti che giustamente ci ricordavi, quindi amministrative, europee e poi quelle che saranno. Vediamo quanto, ma diciamo in, in inverno, tardo autunno, le, le, le regionali in Umbria. Quindi le, le divisioni che ci sono sempre state, anche soprattutto nella sinistra, no? c'è l'estrema sinistra, Verdi più Europa, poi il PD, poi le varie secessioni che ci sono verificate vanno verso una ricomposizione, questo anche è anche un messaggio. Sì, L'obiettivo deve, gioco forza, essere questo. Poi non sempre possibile, ad esempio no, citiamo spesso anche a favore del centro-sinistra l'esperienza della Sardegna e non dimentichiamoci che lì è un candidato importante, ha preso l'8-9% con azione e rifondazione, che non erano nella coalizione con, con la Todde. Quindi no, non è semplice, evidentemente non è semplice. Credo che però, la, come dicevo prima, la buona politica debba guidare attorno a quello che è il concetto di riunire. In parte è stato fatto, lo stiamo facendo anche in Umbria, penso, insomma comuni importanti come Perugia, insomma non è, non è un, un caso che lì ci siano molte forze di centro di centro-sinistra attorno ad un candidato sindaco. Eh, vedremo quindi nei prossimi appuntamenti elettorali come sarà il trend, che cosa sceglieranno gli elettori. Soprattutto ci auguriamo che sempre più numerosi ritornino a votare perché manca sempre questo pezzo, questo mezzo paese che alle elezioni non ci va. Eh, eh, sì, è d'accordo, E eh, eh, Questo è eh, il dato forse ancora più grave più significativo di ogni considerazione che si fa in materia di politica e di elezioni. Passo a un argomento di attualità che eh, ho già trattato nella puntata scorsa, ma che è finito ancora di più sui quotidiani, di, sui quotidiani nazionali, non solo su quelli che si occupano di cronaca locale. Parlo dell'emendamento dei veicoli a motore sui sentieri, che ha creato un terremoto, una serie di eh, discussioni. Ehm, sulla opportunità di, di, di concedere il passaggio a chi giova e soprattutto ci sono state anche molte contrarietà dal club alpino italiano che l'ha circostanziata anche con eh, numeri e dati eh, molti comuni anche che si sono opposti a quello che è passato come emendamento Puletti eh, alla consigliera Puletti l'ho già chiesto però Pastorelli ehm, che cos'è che fa discutere così tanto e qual è il problema dietro questo emendamento che modifica un po' la vivibilità dei nostri spazi? Ma secondo me fa discutere innanzitutto una generalizzazione, una mala interpretazione dell'emendamento stesso. Detto che, detto che il sottoscritto aveva già inteso modificare la legge nel novembre 2022, se non sbaglio poi votata da tutta l'Aula dove proprio all'interno delle criticità, del, dove in quei sentieri dove c'era il divieto, avevamo eh, permesso di poter accedere, oltre che per i casi di pubblica utilità, di conduzione del fondo, avevamo permesso ai eh, cacciatori, quindi possessori eh, di eh, licenza di appostamento fisso, di poter accedere all'appostamento, magari no, perché molte volte sono anche persone di una certa età che hanno l'appostamento, quindi... E, e io avevo inteso andare in questa direzione dove secondo me eh, potevamo confinare, eh, chiamiamolo il problema che poi alla fine non è un problema. Ecco, eh, di contro con l'ultimo emendamento approvato si è un pochino allargata la maglia e, che, vuol dire, che non vuol dire che poi possono andare tutti o nessuno può fare, può fare nulla. E i comuni devono intervenire, quindi tabellare, quindi è questo uno dei problemi. Quindi la tabellazione, perché lei mi insegna che quando io incomincio a tabellare un sentiero eh, poi si applicano anche tutte le regole del codice della strada. Quindi penso alle tante intersezioni che hanno i sentieri, dove lì devi ripetere le tabellazioni. E quindi c'è un problema da, parte, eh, da una parte che è economico nei confronti dei comuni o enti che devono comunque eh, procedere alla tabellazione eh, quando eh, non intendano fan, far transitare i veicoli e, e dall'altro comunque c'è anche un problema di come dire eh, insomma tanti cartelli all'interno dei sentieri non sono eh, so, neanche belli da vedere ecco penso che la riflessione da fare sia questa io ovviamente come capogruppo ho votato questo emendamento perché eh, poi eh, come in una famiglia no? si devono condividere gioie e dolori, eh, però se c'è qualcosa da rivedere, se c'è, ad esempio la Presidente già eh, sta parlando comunque di un incremento del fondo per la tabellazione, mi sembra anche una misura importante, anche lì i comuni che intenderanno chiudere avranno de dei fondi a disposizione. Eh, si poteva ammirare il provvedimento ancora di più, eh, magari sì, eh, ma tutto serve per imparare, non è escluso che magari si possa rivedere anche in parte il provvedimento per quanto mi riguarda. Bettarelli, lei è stato il primo, se non l'unico se, se non ricordo male, che quel giorno di dicembre, quando si votava il bilancio, in aula si è alzato e ha detto io avrei delle perplessità, poi dopo di lei è arrivato molte altre <ride> sì, perplessità. Il tempo di, come dire, di elaborazione è stato molto breve, almeno per noi consiglieri, nel senso che l'emendamento, come previsto dal regolamento ovviamente, eh, può essere depositato fino a 24 ore prima, tant'è che il consiglio di solito insomma, è il martedì e l'emendamento ci è arrivato alle 8 di mattina, di mattina del lunedì, quindi in 24 ore ho avuto modo di leggerlo e capire che... Quello che avrebbe portato insomma eh, non sarebbe stata una scelta indolore. Intanto apprezzo molto eh, il consigliere Pastorelli a cui riconosco una onestà intellettuale, ci, ci incontriamo spesso sia ovviamente in consiglio in commissione, ma anche in qualche trasmissione ultimamente. E gli riconosco un'onestà intellettuale non indifferente. Quindi ti faccio un complimento, Stefano. E credo che io l'ho detto subito a caldo e oggi in una certa maniera il consigliere Pastorelli. Mi sembra che abbia, come dire, aperto ad uno spiraglio, io non discuto sulla bontà o meno dell'emendamento che non condivido, io discuto sull'applicabilità seduta stante di un emendamento che passa da 0 a 100 sostanzialmente in un secondo. Cioè i sentieri in Umbria sono qualche migliaio, sono tanti, e se Insomma, si vuole affrontare una scelta di questo tipo in maniera unilaterale, credo che non sia questo il sistema. Cioè questo tipo di provvedimento, a mio avviso no, ma poteva anche avere un senso laddove condiviso, concordato con le associazioni, associazioni venatori, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, il CAI, i comuni, l'AFOR, perché passare dalla eh, come dire, chiusura totale, così come previsto dalle leggi vigenti, all'apertura laddove non c'è un cartello mette in pesante difficoltà tutti coloro che questi sentieri li fruiscono, ma anche le amministrazioni, perché si sono trovate a passare dal 1 gennaio da una normativa all'altra senza avere lo spazio di manovra. Con una dotazione finanziaria di 10.000 euro l'anno per 10 anni, capite bene che eh, produrre un cartello, un palo, applicarlo in un sentiero che fra l'altro non è proprio sotto casa, è una cifra del tutto irrisoria. E, e concludo, eh, questa mia sensazione che come dicevi eh, ho avuto da subito e poi ho come dire, cercato di eh, portare avanti, eh, non la sto portando avanti da solo, nel senso che eh, sono usciti il CAI, le associazioni ambientaliste, le 24 associazioni che hanno manifestato in Piazza Italia eh, qualche settimana, mese fa. Uh, addirittura, vedo Stefano, mi vengono in mente anche i frati di Assisi che si sono, sì. <ride> come dire, vedo a te perché sei di Assisi <ride> no ma sei di Assisi no, quindi un ti, futuro, collego, no. ti collego <ride> I frati si sono arrabbiati, eh, tanti enti eh, parco e da ultimo, oltre ai, erano 23, poi sono diventati una trentina, i sindaci che hanno scritto di rivedere e ad oggi sono tutta una serie di prese di posizione, come ad esempio ne cito due e poi mi taccio, il comune di Gualdo Tadino che ha approvato una mozione per eh, come dire, dare l'input alla regione di fermare questo, questo ITER. E, il comune di Narni che sta rivedendo addirittura il regolamento edilizio quindi una, eh, e lo sta condividendo con gli altri comuni per avviare un percorso di iter regolamentativo comunale per stoppare o bypassare questo tipo di, di legge regionale. Ecco, io credo che potevamo pensarci prima, potevamo ragionarla meglio prima, ora eh, si tratta di come dire, inseguire e comunque ripeto e concludo: apprezzo molto il fatto che il consigliere Pastorelli. Eh, Apra ad una come dire, rivisitazione, ad una sistemazione, perché credo che insomma, questo provvedimento abbia veramente fatto arrabbiare in tanti. Concludo con un'ultima riflessione: eh, siccome dopo l'uscita degli articoli sui giornali si sono viste delle moto in cima a Monte Tezio, che non è eh, lecito e permesso andare con la moto da cross eh, in cima al Subassio, in cima al Monte Tezio, eh, questa è un'interpretazione, è un difetto di comunicazione, sì. di informazione, quindi ribadiamo che. Ancora non consentito fare quello che ci pare con due ruote sui nostri sentieri verdi. Eh, Un'altra questione che vi ha visto entrambi i protagonisti, quindi non potevo non chiedervela. Eh, parliamo di turismo e parliamo di aeroporto. L'aeroporto ha avuto un exploit eh, grosso, però lei, pastorelli, eh, tira fuori ogni tanto. La questione che eh, a questo aeroporto e alla struttura che lo sostiene, manca il comune di Assisi. Può spiegarci. Ma perché? <ride> e qui bisognerebbe chiederlo al Sindaco di Assisi, Dopo nonché, la nonché anche presidente mettere... della provincia. Mm, eh, ma da Assisano, posso dire che comunque ha un po' di difficoltà ovviamente a comprendere il ragionamento, seppur vuole entrare nel, nel tecnicismo, il ragionamento della, del Sindaco Proietti. Eh, perché si rifà un'interpretazione della Corte dei Conti che non può approvvigionare le eh, partecipate in perdita e quant'altro. Eh, mi risulta innanzitutto che questa maggioranza abbia fatto una scelta regionale, la maggioranza regionale abbia fatto una scelta chiara appena insediata. Eh, Sull'aeroporto c'erano due strade, eh? o la chiusura, portare i libri in tribunale o investire. Ecco, la Presidente Tesei ha inteso investire e su questo mi ha trovato pienamente d'accordo l'aeroporto San Francesco di Assisi, l'aeroporto di Perugia San Francesco di Assisi, eh, investire con legge, quindi non con dei fondi una tantum, legge ogni anno, sono 4 milioni di euro stanziati con legge dalla Regione. E I risultati ci stanno dando ragione. Eh, ora la domanda è se pur fosse vero quello che eh, asserisce la, il sindaco Proietti. Allora, come mai negli anni precedenti, dove l'amministrazione regionale di centrosinistra e comunque i fondi venivano sempre dati dai comuni, hanno sempre erogato la loro quota parte, seppur l'aeroporto era in perdita? E qui stiamo parlando invece di un investimento, di un aeroporto che nel 2023 ha sfondato gli oltre 500.000 passeggeri, che sarà in espansione strutturale. Stiamo puntando e puntiamo in alto, puntiamo al milione di, di, di turisti. Ma questo tutto a vantaggio primariamente dei due comuni, che sono Perugia e Assisi. La Regione ha messo anche il trasporto con l'air link, col collegamento diretto Perugia e Assisi. E, e ora, eh, addurre motivazioni un pochino, sì, eh, al limite della fantasia eh, mi fa un pochino, come dire, vergognare da cittadino di Assisi. E un po' arrabbiare da amministratore regionale lei la vede un po' sul piano politico più che su quello contabile economico. Capito? Beh, io, la sua secondo una... me è tutta una questione politica, direttore. Questo. Senta, dimostrazione che io sono super partes Bettarelli. Anche Perugia non paga. Almeno lei sta <ride> dicendo che manca anche la quota del comune capoluogo di regione. Lo dicono i dati di bilancio, <ride> non lo dico io, e lo conferma allora... la presidente te sei sì, sì. a seguito dell'interrogazione che poi ho fatto. Sì, però Perugia lo prevede nel bilancio. Ah sì, sì ne n'è traccia? Mm, e questa, no. Eh, no. Considera la sostanziale differenza? <ride> no, differ no beh. La, la Perugia l'aveva previsto nel 2022 ma non è riuscito a stanziarlo, tant'è che quei fondi che sono fra l'altro 315 mila euro a differenza di 250 l'anno di Assisi, dicevo i 315 mila euro previsti nel bilancio 2022 non sono stati stanziati, tant'è che sono, andato, sono andati a residuo passivo. Residuo passi vuol dire che stanno lì e per adesso sono fermi, non, non escono. La quota di bilancio nel 2023 non c'era nel bilancio del Comune di Perugia e nel bilancio quotato a dicembre 2023, quindi bilancio previsionale 2024, questa quota non c'era. La Presidente ci dice, la Presidente Tesei mi ha detto in consiglio che eh, c'è una lettera di intenti del, firmata dall'assessore al bilancio del comune di Perugia che c'è la volontà di versare queste cifre eh, dovute. Io l'ho detto in consiglio, lo ridico qua da ex assessore al bilancio, da amministratore comunque di un comune come Città di Castello e io dico sempre l'amministrazione parla per atti, non parla per lettere di intenti. Quindi ad oggi i 315 mila euro del 2022, del 2023 e del 2024 del Comune di Perugia non sono stati stanziati all'aeroporto. Poi io condivido tutta la premessa che ha fatto il collega Stefano Pastorelli, che è la stessa che ha fatto la Presidente Tesei, e anche in aula le ho detto che io condivido come sia giusto investire nell'aeroporto, è stato investito tanto, i risultati stanno dando ragione all'Umbria e ne sono contento, ci mancherebbe <ride> che arrivino molti turisti, che ci siano nuove rotte, e, però e così infatti ho concluso anche in consiglio, e se servono i 250.000 euro di Assisi servono anche i 315 di Perugia, se serve investire nell'aeroporto i soldi servono l'ha detto bene Stefano, e servono delle due città che sono le maggiori beneficiarie, poi ovviamente il turista una volta che arriva eh, va in tutta l'Umbria e non solo, ma principalmente va a Perugia e ad Assisi. Ecco, quello che a me è stonato molto è l'atteggiamento che secondo me ha un po' della vecchia politica per cui si va ad attaccare un comune di centro-sinistra in cui forse si vede anche quella, come dire, quel sindaco anche con qualche prospettiva su altri livelli e la si va ad attaccare a livello politico regionale. E ripeto, se si attacca il Comune di Assisi, credo che si dovrebbe parimente attaccare il Comune di Perugia. O non si attaccano nessuno dei due, se tecnicamente, formalmente non ci sono le condizioni per versare questi contributi. Se invece viene riconosciuto l'eventuale bontà e le modalità di eh, elargire e fornire questi stanziamenti, allora va attaccato sia Assisi che Perugia, oppure nessuno dei due. Vedremo, vedremo nel <ride> prosieguo anche perché, come entrambi avete rilevato, è una voce di quelle più importanti, visti anche i numeri. Qui, anche qui, carta canta, insomma, superato il mezzo milione di passeggeri, non è che era così scontato qualche anno fa. In aula, eh, due documenti importanti nell'ultima seduta. L'ultima seduta è stata molto affollata perché c'erano gli agricoltori con i trattori parcheggiati fuori dalla porta e non era e la prima volta, la prima volta <ride> ma sono stati ricevuti anche diverse volte all'interno di questi locali e poi c'erano anche i terremotati che chiedevano una risposta. Allora, su questi due ultimi eh, argomenti volevo sentirvi. Comincio da Passorelli. Sono state fatte audizioni di ore e ore. I problemi di questa categoria di agricoltori... Sono talmente grandi che non basta la regione, probabilmente neanche il governo italiano. No? Che, che, che cosa avete predisposto? Qual è la linea che seguirete? Ecco, c'è questo documento votato all'unanimità in favore degli agricoltori. Sono tantissimi i punti, diciamo una linea verso di loro. Che cosa può fare l'ente per sostenerli? Ma, eh, ha detto lei che non basta la regione e potrebbe anche non bastare il, il governo centrale. Ma è evidente che ognuno di noi se incomincia a fare ciò che può fare, e quindi la pensiamo tutti così, le cose poi si possono anche cambiare, perché abbiamo visto che gli agricoltori non è che protestano in Umbria, Perugia, Bastia, Assisi o a Città di Castello, protestano in tutta Europa. È evidente che un problema c'è, il problema va affrontato, perché il tema del, degli agricoltori, dell'agricoltura, dei tanti allevatori... È un tema importante che riguarda tutti noi e, lo, e poi ce lo ritroviamo sulle nostre tavole. E, e va affrontato con serietà, perché non è possibile poi che ci sia una così grande disparità no? tra eh, il produttore quindi, e, e, il, diciamo, il, e la grande distribuzione. Quindi viene pagato poco il, il prodotto al produttore e poi c'è chi fa i grandi guadagni diversamente. Quindi abbiamo cercato un attimino di affrontare... Eh, alcuni temi insieme per ciò che abbiamo impegnato l'amministrazione regionale eh, su ciò che può fare pressione, quindi presso il governo centrale. E alcuni punti abbiamo messo insomma la regione: che, che cosa può fare? Allora, eh, alcune cose: rivedere la perimetrazione delle zone svantaggiate, ecco, questo eh, lo possiamo fare, quindi andare incontro a questi temi, rivedere e in aumento le misure a favore gli agricoltori che operano nelle zone collinari, a prevedere anche l'utilizzo nelle mense scolastiche, nelle RSA, dei nostri prodotti a chilometro zero, anche qui per dare un pochino di respiro ai eccellenti prodotti dei nostri agricoltori e della nostra terra. Eh, a rivedere il regolamento regionale sulle recinzioni di Delizia Libera no? affinché l'agricoltore possa in qualche modo eh, far sì che eh, facendo quella recinzione eh, eh, no? la selvaggina non possa entrare e quindi creare danni alle colture e quant'altro, mentre adesso i regolamenti ti, ti indicano di fare una certa altezza, una certa misura eh, con, con delle regole che poi... Eh, Possono avere un senso, ma non in questo campo quando si parla di grandi, di grandi appezzamenti di terra. Eliminare eh, ad esempio lo smaltimento delle carcasse, ci sono allevatori che eh, subiscono da predatori attacchi e poi, quindi, oltre alla perdita, magari devono eh, pagare ingenti somme per smaltire la carcassa de dell'animale. Cioè, ci sono cose dove eh, noi sicuramente, come Regione, possiamo incidere e abbiamo inteso tutti assieme, e quindi qui ringrazio tutti, anche i colleghi della minoranza. Che con la, anche con il loro lavoro abbiamo raggiunto un documento che possa dare soddisfazione. La regione Umbria, possiamo dirlo a, ad alta voce, è stata una delle regioni più rapide ad ascoltare gli agricoltori. Ricordo. Anche il mio interessamento personale. Il primo giorno in cui protestavano. In 24 ore hanno incontrato subito la presidente Tesei e l'assessore Morroni. Sono venute in seconda commissione. Mi sembra dopo tre giorni. Michele correggimi se sbaglio. E il collega Bettarelli quindi fa parte della seconda commissione insieme a me. E ore e ore di audizioni. Quindi, sì, andiamo, eh, allora, eh, collega ecco. Bettarelli, prima che finiscano i minuti a disposizione, anche su questo argomento. Sì, ma sarò molto rapido per. Perché credo che abbiamo dato dimostrazione da lati opposti di maturità nel corso dell'ultimo consiglio io sintetizzo, eh, in, nei due minuti rimasti sintetizzo, gli agricoltori sostanzialmente noi abbiamo elaborato una proposta in commissione di 3-4 pagine, non sto a elencare tutti i punti, il concetto chiave è abbastanza semplice, l'agricoltore vuole semplicemente essere pagato il giusto rispetto ai costi che ha e a quello che produce tutto quello che noi abbiamo scritto secondo me è come dire un effetto, quindi metterlo nelle condizioni di ottenere questo obiettivo. Ovviamente si fa attraverso l'Europa, attraverso il governo e in parte attraverso la regione e in piccola parte attraverso i comuni. Noi abbiamo cercato di mettere nero su bianco questo. Lo stesso abbiamo fatto con la questione Sisma, perché l'ultimo consiglio è stato come dire, molto partecipato. Avevamo, io almeno avevo alla mia, alla mia destra avevo tanti mm. agricoltori, e alla mia sinistra avevo tante persone di Perugia e di Umbertide. Anche sul sisma credo che abbiamo fatto un buon lavoro, c'erano due mozioni, una sostanzialmente della Lega e una di, eh, di minoranza, io fra l'altro mi ero fatto promotore di un altro documento che avevo trasmesso per raggiungere un atto unitario, credo che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto che era quello di mettere tutti insieme, quindi abbiamo fuso i due i documenti di partenza, quegli emendamenti che avevo messo a disposizione anch'io rispetto a, questo, a questi atti e anche lì secondo me il concetto chiave è uno. Uh, uh, far sì che prima possibile le popolazioni terremotate vengano equiparate e vengano inserite a livello procedurale nel Sisma 2016 nel cratere. Questo snellirebbe tantissimo, uh, darebbe accesso a fondi e questo credo che sia l'obiettivo principale. Noi, come Consiglio, l'abbiamo fatto. Ora spetta sempre a noi, maggioranza e minoranza, monitorare affinché tutti i livelli regionali e nazionali. Eh, facciano quello che noi li abbiamo sollecitati a fare. Eh sì, eh, Pastorelli, eh una possiamo... chiusa su questo. Sì, no, vorrei rassicurare comunque che il commissario Guido Castelli ha diciamo, in qualche modo ci ha assicurato che verrà inserito all'interno del cratere del Sisma. Quindi vogliamo stare tranquilli anche grazie all'interlocuzione della Presidente Tesei che ricordo essere Commissario eh, diciamo, per l'Umbria per il SISMA. Ecco. Sono la campanella. Chiudo con una considerazione. Sì, è stata reintrodotta l'antica modalità che ci avverte del termine del tempo a nostra disposizione. Dico solo che quando l'assemblea legislativa non è uno contro l'altro e basta, o la maggioranza propone la minoranza contraria, la minoranza propone la maggioranza boccia, forse stavolta con questi due atti è stato dato anche un segnale di cui il pubblico potrà trarre indicazioni eh, positive. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio Michele Bettarelli e Stefano Pastorelli Grazie. e naturalmente tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima.